sarà dedicato a Giovanna Nobile l'anno scolastico 2013-2014, lo ha detto l'assessore alla pubblica istruzione Piero Gurrieri durante la conferenza di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Conferenza stampa che si è svolta all'interno dell'istituto comprensivo Francesco Pappalardo, luogo che, come tutti sanno, lo scorso 15 giugno fu teatro di una terribile tragedia. Da qui si vuole ripartire per il nuovo anno scolastico, un anno che si annuncia pieno di novità e soprattutto con il sorriso. Questo anche l'augurio fatta dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo, Daniela Amarù. A tal proposito abbiamo sentito l'assessore alla pubblica istruzione Piero Gurrieri che ha lanciato il suo messaggio per l'inizio di questo nuovo anno. Ma era un gesto doveroso, un gesto simbolico. Innanzitutto per sottolineare che l'apertura al territorio, ripartiamo dal territorio e ripartiamo da una scuola segnata il 15 giugno da una grande tragedia. Qui si è verificato l'assassinio di una docente cittadina stimata come la professoressa Nobile, alla quale ho deciso di intitolare quest'anno scolastico. E anche l'occasione per salutare idealmente circa 8.000 bambini e ragazzi che frequenteranno le nostre scuole. Ho fatto consegnare a loro questa mattina una lettera di auguri che delinea anche il tema per i prossimi percorsi di legalità. Il mio nome è Mai Più, uniti da un mare di pace. Quali le problematiche della scuola nel nostro territorio? Oggi ne parliamo proprio nella conferenza di inaugurazione. Iniziare l'anno scolastico è sempre molto impegnativo per un ente pubblico, stiamo cercando di assicurare con puntualità i servizi che sono a carico del comune, quindi parlo di quelli che sono i servizi storici, refezione scolastica, trasporto alunno, handicap, equip psicopedagogico, tutto quello che riguarda il comune, cercando di farlo nel modo più puntuale possibile e nel miglior modo possibile all'inizio dell'anno.